La retorica sul bene comune sta rendendo un concetto fondamentale per pensare il futuro non solo di questo paese, ma come diceva Massimiliano, della civiltà europea, una parola e un concetto vuoto. La retorica fa bene perché può accendere i cuori, entusiasmarli, ma se abusata svilisce le parole e i concetti. Si è detto di tutto, tutto si è detto bene comune, ma in questi anni si è dimenticato di dire che bene comune è una cosa innanzitutto, ciò che è pubblico. Pubblico e comune, secondo l'analisi che ne diamo noi. Noi dobbiamo ritornare a ripensare il pubblico, l'immenso patrimonio di terra, di mare, di natura e patrimonio monumentale, frutto dell'ingegno, della passione civile di intellettuali, popolo, cittadini, lavoratori, artigiani, che nel corso dei secoli si è accumulato sul nostro territorio e fa tutt'uno col paesaggio. La nozione di ambiente di paesaggio, reclusa nello spazio della natura intesa come la foglia verde o l'albero, è una concezione antiquata, arretrata, riduzionista del problema del paesaggio e dell'ambiente. Paesaggio è la combinazione tra gli elementi naturali, la comunità biotica a cui fa riferimento Paolo Maddalena e le creazioni dell'essere umano che in questo ambiente crea, si ispira. Ecco perché per noi l'asilo, l'ex asilo Filangieri, oggi animato da un processo creativo e coraggioso, per noi è paesaggio, per noi è res, è cosa pubblica. E se noi non abbiniamo il concetto di bene comune al pubblico, noi rischiamo di vedere svendere questo patrimonio che da due anni è minacciato da una legge assurda, il federalismo demaniale, che dopo aver i diversi governi, dopo aver lasciato i comuni in una situazione debitoria pericolosissima, gli concede l'uso diretto dei beni demaniali permettendo ai comuni di venderli, un immenso patrimonio svenduto. Ora noi su questo immenso patrimonio vogliamo rivendicare un concetto che risale alla grande civiltà giuridica che ci appartiene, che è il diritto romano, a cui Paolo Maddalena ha dedicato tutti gli anni dei suoi studi. E il diritto romano non vede alcuna differenza tra res pubblica e cosa comune, è una sola cosa. Ma perché avviene questo fatto? Perché il concetto della sovranità nel mondo romano è diverso al concetto sovranità della civiltà borghese europea. La sovranità era del popolo, le cose pubbliche erano cose del popolo. La sovranità non era trasferita a un'autorità che poi immediatamente la concedeva. Ecco perché noi, faceva bene Ugo a ricordarlo, noi rifiutiamo la logica della concessione di un bene. Noi dobbiamo incominciare a pensare che i beni pubblici possono essere lo spazio in cui le comunità insistenti, in questo caso la comunità dei lavoratori dell'immateriale, in analogia giuridica con quello che accade con gli usi civici, che riguarda non grande estensione ma una parte del territorio rurale di questo paese, possa autogestire, autogovernare questi spazi. Mi spiego meglio. Che significa per un lavoratore dell'immateriale poter usufruire auto-organizzandosi questo spazio? Gli spazi per le prove, gli spazi dove montare i documentari, dove sviluppare le idee, dove confrontarsi con la ricerca. Questi spazi, se vengono tolti a un lavoratore dell'immateriale, significa impoverirlo, perché la fatica di provare in uno scantinato, la fatica di studiare e fare seminari in luoghi non idonei a questi esercizi dello spirito e della mente umana, avviliscono chi opera in questo contesto. Ed è il contesto dove si sviluppa quella grande tradizione culturale europea che è l'umanesimo, che è la Bildung, come spiega Gadamer in un recente libro presentato all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Allora, cosa stiamo facendo qui? Noi stiamo cercando di dire che all'ex asilo Filangieri è in atto una nuova cosa. Vogliamo dire che all'ex asilo Filangieri pubblico ridiventa bene comune, e che bene comune significa che le modalità d'uso, il modo in cui viene gestito questo spazio, non può passare attraverso la mediazione dell'autorità pubblica, ma l'autorità pubblica, come nelle sue migliori esperienze ed espressioni, deve garantire che in questo spazio ci sia l'accessibilità a tutti
e che siano spazi in cui si fanno opere rivolte a tutti. Questo deve fare l'autorità pubblica. Non possiamo concepire ancora, dopo la crisi politica che attraversa l'Europa e il nostro paese, un'ingerenza della pubblica amministrazione, scusatemi, un'ingerenza della politica nella pubblica amministrazione e nella creatività culturale, nel processo di elaborazione culturale. E questo è quello che stanno facendo gli amici qui alla Balena. È in atto un processo che ha bisogno della curiosità di tanti di voi che non lo frequentano tutti i giorni, e perché nella battaglia che stiamo facendo stiamo per consegnare, se ci riusciamo, al paese un esperimento nuovo. E lo dico ancora più chiaramente, noi ci siamo posti fuori, e spero che con gli amici della Balena possiamo insieme continuare a riflettere su questo, su secondo noi un impoverimento del concetto, né pubblico né privato ma comune. Per noi questo concetto è sbagliato, perché per noi pubblico già significa comune. Noi non dobbiamo portare fuori dal grande patrimonio del diritto pubblico, non dobbiamo lasciare che il diritto pubblico e le istituzioni pubbliche siano occupate da faccendieri che le usano solamente per spartisfette di potere. Noi dobbiamo riconquistare il pubblico, e non lo riconquistiamo con forme di potere, altro potere a potere che se ne va, ma sciogliendolo nella vita collettiva, diluendolo nella sovranità popolare, che non è un concetto astratto e vuoto, è un concetto vivo che ha fatto la storia dei popoli nelle loro esperienze migliori, nei momenti più alti. Allora io ringrazio Elena e Andrea, perché quando hanno scelto questi passaggi, li hanno annotati insieme da tre libretti, hanno fatto un'estrema sintesi, e mi fa piacere che questi tre libretti sono stati pensati prima di questo esperimento che voi avete avviato. Non contenevano nella nostra immaginazione quello che voi state facendo qui. Il fatto che da questi tre libretti sia stato preso un concetto che qui si sta vivendo e si sta cercando di rendere vivo, per noi è una grande gioia. Speriamo che questa gioia del concetto possa arrivare anche alle autorità pubbliche e a chi governa la città in questo momento. E noi rivolgiamo alla città, a chi governa la città in questo momento, un appello: siate più coraggiosi intellettualmente e politicamente. Lasciate che questa città, che si esprime nel sottosuolo e nel sottobosco della miseria, della mancanza di spazi, possa esprimersi alla luce del sole in spazi pubblici che appartengono al pubblico da sempre, e che solamente una sottrazione violenta li ha tolti alla sovranità pubblica. Questa sottrazione, diceva Rousseau, chi non si accorge che colui che ha scavato il fossato intorno al campo, colui che ha piantato i pali intorno al suo campo, colui che un giorno ha detto questo è mio, sia esso l'autorità pubblica o un'autorità privata, colui che non riconosce in quest'uomo un impostore è già perduto. La proprietà è di tutti, specialmente quella che si è costruita con il sacrificio e il lavoro di un popolo, quale quello italiano, che per conquistare brandelli di libertà ha sempre dovuto passare per delle tragedie immani. Io mi scuso per aver rubato tempo, ma ci tenevo a chiarire quello che gli amici ci hanno invitato a fare qua, in questo luogo con loro, e su questo concetto pubblico e privato, pubblico e comune, contro l'idea privatistica anche del dominio pubblico, noi stiamo cercando di avanzare un ragionamento. Non abbiamo la parola ultima, stiamo ricercando e speriamo di poterlo fare con tutti coloro che su questo tema vogliono confrontarsi, non ideologicamente, vogliono confrontarsi con l'amore e la passione per il sapere, l'amore e la passione civile che ha contraddistinto loro nel fare questa azione, ha contraddistinto noi nel tentare di creare piccole accademie dove metterci insieme a studiare. E spero sarà il segno di contraddizione, sarà la novità di una città che deve uscire dalla palude in cui è stata piombata. E vi ringrazio.